Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, un video che avrei dovuto fare ieri sera, ma la partita è finita più tardi di quello che avevo immaginato e francamente alle 4 del mattino non mi sembrava proprio il caso, avevo sonno, ho preferito andare a dormire e farlo stamattina, anzi stamattina, tarda mattinata, ma mi sono svegliato 5 minuti fa, vi assicuro. Quindi veramente sono stato letto che erano le 4, ho preso sonno, eccetera. Dunque, la Juventus vince l'All-Star Game ad Atlanta, batte l'MLS All-Stars per 6 a 4 dopo i calci di rigore. La partita nei tempi regolamentari era terminata 1 a 1. Allora, sicuramente un buon test, nel senso che un test contro una squadra che non dico metà stagione, ma 22 partite le hanno già giocate, quindi una squadra fatta di giocatori in palla. A differenza della Juve, chiaramente, che sta preparandosi per la nuova stagione. Una squadra, l'MLS All-Stars, che ha battuto squadre in passato molto forti, Tottenham, Manchester, certo poi ha perso anche con la Roma, ha perso con il Madrid, eccetera, ma non era scontata la vittoria, anzi era una partita che, diciamo, temevo, se si può dire temevo, anche se per modo di dire, per quanto si possa temere un'amichevole estiva. Che non è proprio un amichevole perché l'All-Star Game per queste federazioni che giocano, l'All-Star Game è una partita, diciamo, ufficiale. Io mi ricordo quando io l'ho giocato in Australia, era stata la stessa cosa, quindi massimo impegno, tosto, difficile, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi assolutamente non proprio un impegno morbido per quanto riguarda una partita estiva. Probabilmente questa partita, se si fosse giocata a novembre, la Juve l'avrebbe vinta tranquilla già nel primo tempo, perché la qualità si vedeva, la differenza di qualità, loro la differenza di condizione. Primo tempo con la qualità superba e l'esperienza dei vari giocatori che ha avuto la Juve, dalla prima squadra si vedeva. Nel secondo tempo si vedeva la differenza tra comunque i giocatori che hanno giocato in Europa e hanno comunque fatto una buona carriera. Come quelli dell'MLS All-Stars contro, dall'altra parte, molti giocatori del vivaio della Juve. Cioè, ho visto Fagioli, che sicuramente ha personalità, ma che si vedeva comunque che era ancora indietro rispetto a questo tipo di giocatori. Direi benissimo ancora una volta Cancelo. Cancelo sta facendo delle partite spettacolari e sicuramente più in condizione di tutti gli altri. Ha fatto un inizio di primo tempo buono Emre Can, poi si è perso, ma credo che sia, appunto, vedendo la condizione molto a terra di alcuni, Pjanic, Bernardeschi è completamente fuori condizione. Kedira ni, nel senso anche lui tra come Emre Can ha tratti buoni spunti, ma poi errori abbastanza incredibili. La difesa mi è piaciuto tantissimo Mehdi Benatia. Secondo me Benatia è stato il migliore in campo, perché ha fatto una partita spettacolare. De Sciglio meglio della prima partita, meglio, vuol dire che pian piano la condizione, anche se non ha fatto una grandissima partita, ha realizzato il rigore decisivo. Juve comunque posso dire che ha fatto due partite, la cosa che mi fa piacere è che non ha sbagliato un rigore in due partite. Cioè, sono finite tutte e due 4-2 una e 5-3 l'altra ai rigori. Vuol dire che non abbiamo sbagliato manco un rigore, quindi è sicuramente positivo perché in genere la Juve i rigori spesso li sbaglia, e me ne ricordo parecchi, mi ricordo parecchi errori. E la Juve non è riuscita a segnare con in campo, diciamo, la prima squadra, il secondo gol, e alla fine poi è arrivato il gol, e alla fine è arrivata diciamo la primavera, anche se sono i giovani della panchina, e è chiaro che poi la fatica per poterla portare a casa è stata maggiore, anche se la Juve ha avuto occasioni importanti, però oggettivamente ne ha avuti di più l'MLS All-Stars. Nel primo tempo, come detto, ho visto bene anche Favilli, che ha trovato un'altra rete bella di testa su un gran cross di Matheus Pereira, gran gol di Favilli, e poi il gollonzo del pareggio di Martinez, ex Torino tra l'altro. La Juventus con questa vittoria diventa l'unica che ha vinto 3 All-Star Game in giro per il mondo. Sicuramente quello meno prestigioso e meno importante che quello indonesiano, ma soprattutto i due più importanti, più prestigiosi che ci sono al mondo attualmente di All-Star Game, cioè quello australiano e quello americano. Quindi sono sicuramente contento di questa affermazione, che ricordiamo non ha niente a che fare con l'International Champions Cup.
Ragazzi, chiudo qua il mio video e vi do appuntamento con i prossimi video del canale, ovviamente, sempre qui su Fuori Rose TV. Ciao!